Bentrovati alla sesta puntata di Liberat. Questa puntata sarà un viaggio in un'esperienza unica del risorgimento italiano e del 48 europeo, la Repubblica Romana. Il titolo che ci guida in questo racconto è il saggio del professor Giuseppe Monsagrati, che si intitola Roma senza il Papa, la Repubblica Romana del 1849, edito dalla Terza. In descrizione trovate il link. Vi consiglio di tenere a mente che le cose che state per ascoltare sono successe veramente, e a parteciparvi non furono arcangeli o marziani, erano persone reali, doloranti, spaventate, magari stordite per la perdita di un amico o di un compagno di battaglia. Riusciamo a capire l'unicità di questi fatti solo se riusciamo a rivitalizzarli, a ricollocarli sul piano del reale. Il libro prende avvio il 15 novembre del 1848, con l'assassinio del primo ministro in carica dello Stato Pontificio, Pellegrino Rossi. Arriva in carrozza, la folla lo accoglie con una salva di insulti, è impopolare e lui risponde a quegli insulti con gesti sprezzanti. Pochi attimi dopo, mentre sale le scalinate del palazzo della cancelleria, viene accoltellato. L'attentatore riesce a dileguarsi nella folla. Leggiamo. Si apre ora per il vicario di Cristo uno scenario di autentico terrore. A rivelare quanto il clima sia surriscaldato sono i cori di giubilo con cui la sera stessa del 15 si festeggia per le strade di Roma l'uccisione del primo ministro. Il giorno dopo una folla minacciosa manifesta davanti al Quirinale, dove abitava il Papa. Nel vuoto di ogni potere fanno impressione i due cannoni puntati sulla residenza papale, e mette paura l'uccisione di un prelato raggiunto da un colpo di fucile mentre da una finestra del palazzo osservava i manifestanti in tumulto. Il clima è arroventato. Il Papa e i suoi consiglieri iniziano ad escogitare un piano di fuga. Le grandi monarchie europee gareggiano nell'offrirgli asilo. Da quella Roma in ebollizione, i primi a fuggire sono gli aristocratici e i cardinali. E la mattina del 24 novembre scatta la fuga anche del Papa. Il piano prevedeva uno scambio di vettura a Terracina per far perdere le tracce e lanciarsi a tutta velocità nel regno borbonico. Una versione di Pio IX che non ti aspetti, un Pio IX James Bond. Il Papa entra nel regno delle Due Sicilie a sorpresa. Non lo sapeva neanche il re. E quando viene informato che Pio IX era fuggito nel suo regno, ha un sussulto di orgoglio. Raduna la sua famiglia e gli va subito incontro. Il Papa nel frattempo aveva raggiunto Gaeta, si era sistemato in una locanda insieme al suo seguito. Immaginiamo il Papa tutto trafelato, vestito da frate per non farsi riconoscere. Immaginiamo il re borbonico, lusingato da questa sorpresa, convocare tutto baldanzoso il suo seguito. Come prima iniziativa del suo esilio, il Papa nomina una commissione a Roma. Ma i cardinali nominati, che non erano già fuggiti, si defilano. Queste pagine evocano un mondo da operetta, pomposo, buffo e già fuori dal tempo. Pio IX aveva iniziato il suo pontificato con un impulso liberale e anche unitario, che aveva sorpreso un po' tutti. Voleva segnare una differenza con il suo predecessore ultraconservatore, Gregorio XVI. Questa sterzata apparve piuttosto spericolata alla maggior parte dei consiglieri che aveva intorno, abituati da secoli a gestire un regime chiuso. L'assassinio del primo ministro e l'aumento delle tensioni nello Stato dettero ragione a chi accusava il Papa di essere stato troppo permissivo. La sua politica ne fu screditata e da quel momento i suoi consiglieri più reazionari ripresero il controllo, soprattutto il potente cardinale Antonelli. L'autore ci descrive lo Stato Pontificio, uno Stato ingessato, incapace di modernizzarsi e nel quale era quasi tutto vietato. Erano stati messi all'indice, ovvero censurati, molti testi che si mostravano critici verso il regime. La lista comprendeva anche dei capolavori. La difficoltà ad attuare le riforme era legata proprio alla doppia natura dello Stato Pontificio e alla netta prevalenza nell'amministrazione dell'elemento ecclesiastico su quello laico.
Un intervento correttivo era visto dagli interessati come un attentato alla stabilità di un organismo la cui saldezza era fatta dipendere solo dal rispetto della tradizione. Eppure, fu proprio sulla strada delle riforme che parve volersi mettere Pio IX già nel primo anno del suo pontificato. Pio IX era di aspetto gioviale, gli faceva scherzare e far battute. Era un papa bonario, emotivo, alla continua ricerca di consenso, e aveva quell'ingenuità di chi aveva passato la vita in provincia, non abituato a pensare ai machiavellismi della capitale. La svolta riformatrice di Pio IX provocò reazioni in tutto il mondo. Dal Sud America il massone Garibaldi fece sapere al Papa che metteva se stesso e i suoi legionari a sua disposizione per rispondere agli oltraggi che l'Austria, con il suo atteggiamento molto aggressivo, non cessava di riservare alla politica papale. Lo stesso Mazzini si risolse l'8 settembre 1847 a scrivere una lettera aperta a Pio IX per esortarlo ad essere credente. Credente nella religione della patria, intendeva dire. La definizione di Garibaldi come massone rischia di fuorviare qualche lettore. È certo che Garibaldi appartenesse alla massoneria, ma questa aveva poco in comune con l'associazione segreta che abbiamo imparato a conoscere negli anni 70 del Novecento, attraverso la Loggia P2, e che riuniva un'organizzazione segreta, politici, imprenditori, mafiosi e magistrati. La forma associativa e i riti forse erano gli stessi, ma gli uomini e le intenzioni erano profondamente diverse. Tornando all'inizio del pontificato di Pio IX, in molti temevano che la svolta liberale che aveva impresso all'inizio del suo mandato, questo primo impulso al rinnovamento, potesse essere imbrigliato o disattivato da pressioni interne. Si temeva che il tutto potesse limitarsi alla concessione di un'amnistia alla fine. Una preoccupazione che si avverò, almeno in parte. Le ambizioni progressiste vennero imbrigliate dopo qualche mese, infatti. Nonostante questo, Pio IX va assegnato il primato di aver parlato alla gente di Italia Unita. Un concetto che, se prima era quasi assente nel popolo, che si identificava più che altro nelle città di appartenenza, la voce del Papa seminò questo nuovo concetto nella coscienza popolare. E non fu un evento da poco. Pensate, insomma, la massima istituzione religiosa sdoganava l'ideale unitario agli occhi delle grandi masse cattoliche. Come conseguenza delle fortissime pressioni popolari che interessavano tutta l'Europa, anche il Papa dovette risolversi a concedere una Costituzione. Ecco come ce la descrive l'autore a pagina 24. Arrivando buon ultimo, Pio IX promulgò il 14 marzo 1848 uno statuto il cui testo era stato preparato da soli ecclesiastici e che, mentre stabiliva dei punti fermi in fatto di libertà di diritti e libertà, escludendo tuttavia i non cattolici dal godimento degli stessi, istituiva in pratica non due, ma tre camere. Ne risultava un ordinamento statutario quanto mai ibrido che, non diversamente dalle altre costituzioni quarantottesche, mirava più a parare i colpi di una possibile rivoluzione e a ridistribuire il potere su basi più ampie che in passato. Ma la luna di miele con le forze liberali doveva finire bruscamente. Nel 48 Pio IX si rimangia la decisione di impegnarsi in una guerra federale contro l'Austria. Ritira le truppe che aveva già inviato al confine nord. Un'inversione a U che gli causò una grave perdita di credibilità. Ritirando le proprie truppe dalla guerra federale, il papato perdeva l'immagine di superiore guida morale che per quasi due anni ne aveva accresciuto il prestigio agli occhi delle folle. A questo punto non solo il rapporto col resto d'Italia, ma la stessa attività di governo entravano in crisi. Una parte del clero, specialmente gli ecclesiastici di rango elevato, erano molto distanti dalle idee liberali e unitarie. I governi dello Stato Pontificio erano brevi e inconcludenti. Lo Stato era praticamente ingovernabile anche a causa della scarsa cultura politica. Per colmare questa lacuna, ad un certo punto si cercò l'uomo forte, che accentrasse su di sé potere e responsabilità. E fu così che venne eletto come primo ministro Pellegrino Rossi, che era conosciuto come uomo di polso, con alle spalle una carriera nella diplomazia francese. Il suo mandato terminò dopo pochi mesi, come sappiamo, come abbiamo visto, con il suo assassinio. Dopo sei anni, per l'assassinio di Pellegrino Rossi vennero condannati
alla decapitazione il tenente Luigi Grandoni e lo scultore Sante Costantini. Il primo, Luigi Grandoni, si impiccò prima dell'esecuzione, il secondo invece venne ghigliottinato. Pagina 31 ci viene presentato tra i cospiratori romani uno dei personaggi più rappresentativi della Roma quarantottina. Spiccava tra costoro la figura di un capopopolo, Angelo Brunetti, un commerciante di vini meglio noto col nomignolo di Ciceruacchio. Era stato lui che nel biennio precedente, promuovendo e fomentando il mito del Papa liberale, aveva interpretato non tanto una ideologia, quanto un'aspirazione, l'aspirazione della borghesia romana a contare di più. Quindi Pio IX, nella prima fase di apertura liberale unitaria, si godette il consenso popolare. Dopo pochi mesi però le cose gli sfuggirono di mano. Una volta fuggito, con lo Stato ormai fuori controllo, compì un cambio di rotta radicale, come leggiamo qui. Rifiutare udienza alle deputazioni romane e respingere tutte le richieste di aiuto o mediazione. E intanto attivare i canali per l'intervento straniero. Significava rompere ogni rapporto con la città ribelle e tagliare alla radice ogni possibilità di mediazione. Chiese aiuto perfino alla regina Vittoria con un oscuro messaggio in latino. E questo atteggiamento sicuramente accelerò il processo di ribaltamento democratico. Nel frattempo nella Roma senza il Papa cominciavano ad affluire personaggi di ogni tipo, di ogni estrazione o credo. Dai mazziniani ai monarchici. La lista dei partecipanti è ricchissima. Cominciarono ad affluire da ogni parte d'Italia elementi di provata esperienza rivoluzionaria. Accorrevano in massa non per sovrapporsi alla popolazione romana o per toglierle il merito della sua rivoluzione, ma per fare di Roma, assieme a Venezia assediata dagli austriaci, alla Toscana pure insorta, alla Sicilia separatasi da Napoli, un punto di convergenza per quanti non volessero rassegnarsi alla sconfitta. Infiammati dagli eroismi dei mesi precedenti, esaltati dai canti dei poeti, imbaldanziti dal valore delle formazioni volontarie, Mazzini e i suoi credevano in un'autonoma capacità dei popoli di liberarsi dai tiranni interni ed esterni, e speravano di poter essere l'avanguardia e insieme il catalizzatore di un riscatto collettivo, che le difficoltà attraversate nell'ultimo anno dall'impero austriaco facevano ritenere imminente. Garibaldi fu tra i primi ad arrivare, il 12 dicembre. Veniva da Livorno, dove aveva atteso invano con la sua colonna di legionari di essere arruolato dal governo toscano. «Noi serviremo l'Italia in Roma», scrisse ad un amico. L'esecutivo reclutò lui e i suoi 400 uomini, impegnandosi a provvederli di scarpe e vestiario. Al seguito di Garibaldi giunse Goffredo Mameli, genovese, fervente mazziniano, e poi i milanesi Enrico Cernuschi e Pietro Maestri, e il friulano Dall'Ongaro, poeta, e il napoletano Pisacane, mazziniano anche lui, e apprezzato teorico dell'arte militare come poi lo sarà del socialismo. Quindi il forlivese Saffi e il bolognese Rusconi. Si descrive Roma che fonde le proprie forze, le proprie energie con quelle dei numerosi volontari arrivati a dare il loro contributo e che poteva contare di uomini notevoli. Peraltro la presenza di una personalità come Garibaldi, pur visto in principio con qualche preoccupazione per i legionari che si portava dietro e che non sempre erano stinchi di santo, sembrava fatta apposta per calamitare consensi e simpatie di gente sanguigna come quella che abitava l'Arione Monti o a Trastevere. A dicembre del 48, a seguito del fallimento dei contatti con Pio IX, che era in esilio, si inizia a pensare a costruire un nuovo Stato. Venne istituita un'assemblea costituente, fu istituita una commissione di saggi per la redazione della famosa Carta Costituzionale. E furono indette delle elezioni a suffragio universale, che in quel periodo voleva dire tutti i maschi maggiorenni. A gennaio del 49 si andò a votare. Numerose sono peraltro le testimonianze di coloro che, in riferimento ai giorni delle elezioni, parlano del clima festoso, dello sparo dei fuochi con cui furono accolti i risultati del voto popolare, o del successo di pubblico che premiò la rappresentazione più volte replicata della battaglia di Legnano di Giuseppe Verdi.
andarono a votare in 250.000, circa un terzo degli aventi diritto. Le elezioni si svolsero in modo ordinato e senza violenza. Il Papa reagisce annunciando che tutti quelli che avrebbero partecipato al voto sarebbero stati scomunicati. Vennero elaborati anche altri espedienti più o meno meschini per distrarre dalle elezioni, come apparizioni della Madonna, profezie, eccetera, eccetera. Intanto, dall'altra parte, il cardinale Antonelli contatta i diplomatici delle grandi monarchie europee per innescare un loro intervento militare. L'Austria comandò ai propri uomini, quello stesso 18 febbraio, di passare il Po ed entrare a Ferrara, dando così inizio all'invasione dello Stato Pontificio e non perdendo d'occhio la Toscana. Quasi contemporaneamente la Francia cominciava ad ammassare truppe a Tolone per tenerle pronte a partire via mare alla volta di Civitavecchia. Perfino il Piemonte, governato da Gioberti, mise rapidamente a punto, malgrado la grave crisi indotta dall'andamento del conflitto con l'Austria, una strategia di intervento militare. Nel giorno della proclamazione della Repubblica, Mazzini si trovava ancora in Toscana a cercare un'alleanza fra Roma e Firenze. Anche il Granduca di Toscana era fuggito. Il nuovo leader era Francesco Guerrazzi, amico di Mazzini dai tempi della Giovane Italia, e l'accordo sembrava alla portata. Giuseppe Mazzini sbarca a Livorno alle prime luci dell'8 febbraio 1849. Stando ai suoi piani, il passo successivo dovrebbe essere rappresentato dall'unificazione di Roma e Toscana, dalla convocazione della Costituente italiana e, in parallelo, dalla ripresa della guerra all'Austria. Stavolta sarebbe guerra nazionale davvero. Ma il toscano si mostrò scettico, disinteressato ad unirsi ad un'alleanza e respinse l'offerta. Il triumvirato lì al potere, in cui è gran parte il romanziere Francesco Domenico Guerrazzi, per vari motivi, tra i quali indubbiamente il municipalismo, che ha in quella regione la sua patria, non prevede di legarsi a Roma. Per il momento rimaniamo con Mazzini, che lascia il Granducato di Toscana, deluso, alla volta di Roma. In una lettera di quel periodo espresse la convinzione che il processo unitario fosse frenato dalla stolida ambizione di 3 o 4 città. Queste le sue parole esatte. Quindi Mazzini arriva a Roma i primi di marzo, proveniente dalla Toscana. Arriva in una situazione di grande instabilità. Non ci sono soldi, non funziona niente. L'esercito a difesa dello Stato è debole e male armato. E per di più in marcia verso i confini ci sono gli eserciti regolari delle più grandi potenze europee. Quindi il governo appena formato della Repubblica Romana aveva davanti a sé una sfida enorme. In quella isola di modernità si crearono subito gli spazi per far entrare nella politica anche i borghesi. E tra un attimo vediamo chi sono. Le prime misure del nuovo governo repubblicano furono l'abolizione del Tribunale del Santo Uffizio, la famigerata Inquisizione per capirsi, l'assegnazione di terre ai braccianti e l'abolizione di ogni forma di censura. Leggiamo qui di seguito le conseguenze dirette di queste misure sulla popolazione. Non tutti percepirono subito i vantaggi offerti dal nuovo regime. Anzi, con la fuga da Roma di nobili, alto clero e ricchi possidenti, una caterva di familiari e di servi si trovò improvvisamente senza lavoro, con inevitabili contraccolpi sulla tranquillità sociale. Quanto al ceto medio, la rivoluzione era stata in gran parte opera sua. A Roma, Ciceruacchio, grande trascinatore di folle a sostegno del Papa riformatore, per poi manifestarli contro nelle lunghe pause tra una riforma e l'altra, era un commerciante di vini. Alla borghesia mercantile appartenevano anche il Natale del Grande, caduto nella difesa di Vicenza, e il Bartolomeo Galletti che comanderà una delle unità di combattimento della Repubblica. Altri grossi spezzoni di borghesia comprendevano Fittavoli,
avvocati, medici, professori, impiegati pubblici, artisti. Dopo poche settimane si decide di creare un esecutivo formato di 3 esponenti, un triumvirato. Un esecutivo volutamente dittatoriale proprio per dare velocità ed efficacia all'azione di governo. Una delle prime misure fu quella di dimezzarsi la paga, vista anche la ristrettezza delle finanze statali. La cosa, peraltro, non venne sbandierata, fu fatta e basta. Mazzini sperava di avere una sponda nella sinistra francese. In effetti la rivoluzione romana era diventata un tema politico, spesso usato dalla sinistra del Parlamento francese. Questo, se non altro, favorì l'interessamento della stampa europea alla crisi romana. La commissione di guerra non perde tempo e 2 settimane dopo essersi insediata presenta il primo rapporto. Vi si propone di concentrare le forze armate per un totale di 17.000 uomini in 2 campi, uno a Bologna, l'altro a Terni, di portare l'esercito a 45.000-50.000 uomini, integrando le truppe ex pontificie con l'istituzione della leva obbligatoria. Inoltre, stessa divisa per tutti, uguale salario e parità di grado, fatto salvo un inquadramento particolare per la Legione Garibaldi che, composta di circa 1 migliaio di volontari, era stata inviata nel Reatino a proteggere il confine col Regno delle 2 Sicilie, provocando qualche insofferenza nelle popolazioni della zona sottoposti a continue requisizioni e contribuzioni in denaro. Poi prende il via un'affannosa corsa alla ricerca di forniture d'armi. Accade così che tutti i canali di rifornimento verso Roma vengano chiusi. Quel poco che si riuscirà a comprare a caro prezzo verrà intercettato e sequestrato dai francesi. Ci troviamo in uno dei tanti casi nella storia quale volontarie e truppe male narnese devono difendersi con pochissimi mezzi e in situazioni vicine al caos. Ecco come ce le descrive l'autore. Definirle esercito sarebbe usare un eufemismo. Pisacane, nella sua veste di commissario di guerra, sarà presto costretto a raccomandare all'indocile Garibaldi una maggiore disciplina dei suoi uomini. Il fatto è che nella legione erano affluiti da qualche tempo gli elementi più difficili da inquadrare negli altri corpi, e non di rado anche i più violenti. Garibaldi aveva pensato di poterne comunque cavar qualcosa, ma certo il loro comportamento aveva un costo nel rapporto non facile con lo Stato Maggiore, che tentava di imporre anche a lui il rispetto dei ruoli incappando talvolta nella soverchia suscettibilità, parole di Pisacane, di questo cittadino generale, che la vita sudamericana aveva abituato a muoversi sempre con ampia autonomia. Era una situazione indubbiamente delicata, che metteva a confronto 2 opposte concezioni dell'esercito delle armi. La concezione pisacaniana, molto professionale e attenta alla disciplina perché fondata sugli studi in accademia, e la garibaldina, incline a considerare la guerra un'arte che si apprende sul campo e quindi spesso prevenuto verso i militari in carriera. Da questa reciproca delegittimazione scaturiranno tante incomprensioni. Da parte di Pisacane qualche impuntatura gerarchica e da parte di Garibaldi gesti di insofferenza e continue proteste per lo stato di abbandono in cui è convinto che venga lasciata la sua legione, sempre più numerosa e più bisognosa di vestiario e di materiale bellico. Nonostante l'impegno di Mazzini per impedire violenze gratuite, durante la Repubblica Romana alcuni reparti si macchiarono di qualche atto non proprio eroico. Al nome di Callimaco Zambianchi, forlivese, e ai suoi finanzieri, è certamente legato l'episodio più oscuro e, diciamolo pure, più odioso di tutta la Repubblica Romana. Il primo a cadere sotto i colpi dei finanzieri fu il domenicano Vincenzo Sghirla, sorpreso in abiti civili e trovato in possesso di un pugnaletto, 2 pistole, un bastone animato, 2 borse, una piena di monete d'oro e l'altra d'argento. Stessa sorte toccò tra il 30 aprile e il 4 maggio a un'altra decina di ecclesiastici, tutti arrestati dalla stessa banda, condotti nei sotterranei del convento di San Callisto, torturati e, infine, trucidati. Questo episodio fu il più grave, ma non fu un caso isolato. In questi mesi furono fucilati in modo abbastanza sbrigativo numerosi ecclesiastici. Il governo francese si trovava in una posizione decisamente ambivalente.
Da una parte era il paese europeo che aveva maggiori aperture progressiste, dall'altra però era chiamato a sedare le rivolte popolari, proprio come le altre monarchie. Per questo la Francia procedeva in modo ambiguo. Riporto qui di seguito un brano illuminante dell'autore, proprio al riguardo. Giocavano con una tradizione di democrazia la loro, che già in passato era servita a sostenere una politica imperiale, e ricorrevano a forti dosi di retorica, un'arma che quando è in mano ai rappresentanti di una potenza nasconde sempre un esercizio di illusionismo. Napoleone III dispose di sua iniziativa l'invio di un contingente militare a Roma, e mentre i politici a Parigi declamavano principi liberali e la sinistra francese non prendeva ancora molto sul serio il movimento rivoluzionario italiano, le truppe francesi comandate dal generale Oudinot raggiunsero Civitavecchia, città amministrata da un sindaco che faceva il giornalista, una persona piuttosto mite e idealista. Oudinot, il comandante francese, utilizzò il tema dell'affratellamento repubblicano per manipolare il sindaco e ottenere l'autorizzazione allo sbarco. A protezione del porto era stato inviato da poco un battaglione di bersaglieri. I francesi non facevano in tempo a sbarcare che già prendevano prigioniero senza incontrare resistenza l'intero battaglione Mellara. Lo disarmavano e mettevano la città portuale in stato d'assedio. Fin dall'inizio la frase canzonatoria «Les Italiens ne se battent pas», ovvero «Gli italiani non si battono», ha conseguenze dirette sia nell'approccio degli attaccanti, sia, come vedremo, di segno opposto nei difensori. A Roma quella frase offensiva era nota e se ne servì anche la propaganda repubblicana per reclutare nuove forze per rinsaldare quelli esistenti. Quella frase, ripetuta più volte dagli stranieri, costituì per tutti coloro che erano accorsi a Roma, per Garibaldi soprattutto, una di quelle provocazioni di cui ogni proposta politica ha bisogno per raccogliere simpatie. Il problema vero era a monte e nasceva dalla cronica penuria di armi e dalla scarsissima affidabilità di quelle disponibili. Si suppliva con l'entusiasmo dei volontari che ormai affluivano quotidianamente anche dall'estero. Enrico Dandolo, appena entrato in Roma, non poteva che segnalare grande prodigalità di coccarde e nastri, di sciarpe e di bandiere, fucili inadatti e diversi e pugnali e pistole di tutte le fogge. E poi non mancavano gli screzi anche tra i comandanti di quella accozzaglia di spiriti. Con una punta di boria accademica, Pisacane dirà di Garibaldi che era prode, prodissimo, ma non capisce niente di milizie. Ma quando Garibaldi si dimetterà perché è nervosito dai troppi ordini che ne limitavano l'autonomia, Pisacane dovrà in qualche modo scusarsi con lui, ben rendendosi conto di quanto fosse importante il suo carisma ai fini della mobilitazione delle masse. In questo ambiente complesso, straniante, Mazzini era la figura centrale che col suo carisma doveva tenere insieme tutti questi spiriti. Se leggete la lista dei partecipanti alla Repubblica Romana, vi rendete conto di quale gruppo di uomini partecipò a questa esperienza. Una concentrazione di personalità forti ed eterogenee, personalità anche femminili. Infatti, durante la Repubblica Romana fu allestito un ricovero per feriti gestito da un corpo di volontarie che includeva Cristina di Belgioioso, Enrichetta Pisacane, per nominarne solo due, ma anche tante popolane, compreso anche qualche prostituta. E questo in anticipo di qualche anno sulla più nota Florence Nightingale, codificata dalla storiografia inglese come l'inventrice del corpo infermieristico. Le truppe francesi si avvicinano a Roma verso mezzogiorno, in piena luce, e sereni come fossero in gita. Erano 8.000 soldati in tutto. Un ottimismo un po' offensivo, che però svanì dopo poche ore. Ad attendere, infatti, c'era la prima avanguardia composta da 8.500 miliziani, che includeva anche popolani venuti a difendere la neonata Repubblica, e iniziano i combattimenti. Mazzini, consapevole della superiorità delle truppe nemiche, bene addestrate e dotate di armi infinitamente più efficaci,
Avrebbe voluto affrontarle in città con scontri alla spicciolata, in modo da poter impiegare la Guardia Nazionale, adibita alla tutela dell'ordine pubblico, e contare sull'aiuto di parte della popolazione. Sperava cioè in una riproposizione della guerriglia urbana sperimentata con successo l'anno prima a Milano. Per questo il 29 aprile aveva creato una commissione delle barricate. Mentre il primo assalto francese veniva respinto, una seconda colonna si mosse in zona Villa Panfili, dove fu affrontata da qualche centinaio di volontari, tra cui molti studenti del battaglione universitario romano e vari artisti, che furono respinti. Garibaldi lanciò allora all'attacco la sua legione e quando capì che non ce l'avrebbe fatta chiamò a sé parte della riserva rimasta in città. Fu Garibaldi stesso che a cavallo, il poncio bianco svolazzante, guidò una carica talmente violenta da scompigliare le linee nemiche, inseguirle per campagne e vigneti, catturare circa 350 prigionieri. Era stata una battaglia vera, fatta di scontri all'arma bianca e di furiosi corpo a corpo, in cui l'impeto patriottico dei difensori aveva finito per avere la meglio sul migliore addestramento degli assalitori. Uno shock terribile per chi aveva ipotizzato un'entrata trionfale in città. Pur contenendo il numero delle vittime, anche i romani dovettero rassegnarsi a una contabilità abbastanza pesante. Lo stesso Garibaldi riportò una ferita all'addome. Quel giorno molti dei suoi, i vari medici, Masina, Mameli, Daverio, Bixio, lo stesso Ugo Bassi, caduto prigioniero, si erano messi in luce per valore personale e qualità di comando, ma avevano anche capito che difficilmente sarebbero sopravvissuti a un altro scontro del genere. Non avevano però interessi personali in ballo, bastava l'ideale in cui credevano per far loro accettare anche la più tragica delle prospettive. Questo è uno degli aspetti più significativi di questa come di tante altre esperienze risorgimentali. Molti di quelli che partecipavano a queste battaglie erano volontari, consapevoli di avere molte probabilità di lasciarci la pelle. Comunque per i francesi fu una doccia fredda. Pensavano di entrare a Roma passeggiando, magari facendosi offrire il pranzo. Invece ne presero di santa ragione. Malgrado la vittoria, la battaglia del 30 aprile lasciò dietro di sé tanto entusiasmo, ma anche uno strascico velenoso di polemiche. Ne uscì approfondito il dissenso fino allora strisciante tra Garibaldi, che inseguì i francesi fino a Castel del Guido con la chiara intenzione di ributtarli a mare, e Mazzini, che, fermo nel convincimento di avere come interlocutore la Francia nazione, non il suo presidente, gli ordinò di sospendere le operazioni perché riteneva che mostrarsi generosi col nemico fosse più utile che infliggergli un'umiliazione. Comunque, quando l'assemblea chiese e ottenne che si inviasse a Roma una missione diplomatica per meglio valutare la situazione e avviare un negoziato, parve improvvisamente che si potesse imboccare la via della trattativa auspicata da Mazzini. Dopo questa prima sconfitta, l'ambiguità francese crebbe ulteriormente. Fu organizzata una missione diplomatica per entrare in contatto ed avviare dei negoziati con i leader repubblicani. La vittoria fece nascere nel popolo un senso di appartenenza. Chi aveva la sufficiente apertura mentale capì che la Repubblica avrebbe svecchiato il sistema e che i cittadini avrebbero goduto di maggiori diritti. Il console olandese affermò che il valore dei difensori aveva scosso a Trastevere la massa popolare, la quale fino ad allora aveva assistito del tutto apatica. L'inviato degli USA doveva ammettere di non aver compreso in precedenza quanto profondamente l'animo e il cuore dei romani fossero coinvolti nella causa e quanto unito fosse l'intero paese nella determinazione di resistere all'aggressione straniera. Sempre l'americano segnalava la presenza di donne e ragazzi intenti a riparare i danni prodotti sulle mura dalle cannonate francesi. Raccontava pure come molte donne avessero fatto spontaneamente dono alla Repubblica dei loro gioielli. In quel clima i responsabili della commissione per le barricate rivolgevano uno specifico appello alle donne romane invitandole a far provvista di sassi micidiali, pietre inesorabili,
Qui la nota inedita era rappresentata da una presenza diretta delle donne nei combattimenti, che era qualcosa di ben diverso dall'impegno nell'assistenza sanitaria. Il carattere pugnace della moglie di Garibaldi aveva fatto scuola. L'ambiente aveva richiamato anche tantissimi avventurieri e ispirato tante teste calde. La situazione era sempre a rischio di prendere una piega anarcoide. Per fortuna molti di questi personaggi più violenti finivano per essere accolti nella Legione Garibaldina. E più di una volta Mazzini richiamò Garibaldi per questo. Ma in città affluirono anche tanti volontari stranieri e non per seguire una qualche ideologia egualitaria, come avvenne qualche decennio più tardi, ma per supportare la lotta dei popoli, dei borghesi, ad affrancarsi dai regimi antiquati ancora oppressi da aristocrazia e clero. Le forze sociali in campo in questa rivoluzione erano molto simili a quelle che si fronteggiarono 50 anni prima nella Rivoluzione francese. Curioso che furono in questo caso proprio i francesi a doverle reprimere. Un delizioso aneddoto su Mazzini che non ti aspetti, che in quei mesi doveva sopportare pressioni straordinarie. Una valvola di sfogo risultò essere quella, molto simpatica, ricordata dal suo collega Saffi. Mazzini amava, sapendosi solo e non ascoltato, talora fra giorno, più spesso a tarda notte, cantare sottovoce, accompagnandosi con la chitarra, e aveva tal voce che, modulata col canto, scendeva al core. Figura centrale della cultura romana in quel periodo è il poeta dialettale Gioacchino Belli, che si trovò a vivere a Roma durante la Rivoluzione. Troppo vecchio e regionalista per capire cosa stesse succedendo o per esserne coinvolto. Leggere il Belli in quel periodo può guidarci nella comprensione di un certo tipo di romano, sarcastico, disincantato. È una romanità che a ben vedere riconosciamo anche oggi, qualche volta, quando passeggiamo per le vie di Roma. Fin quasi alla vigilia della capitolazione, il sentimento dominante a Roma è quello che è da sempre connaturato con lo spirito cittadino, portato per sua natura a sdrammatizzare qualunque circostanza. I romani cercavano e trovavano in ogni situazione il lato più comico, anche quando andavano alla guerra. Si divertivano anche quando ci sarebbe stato da che essere preoccupati, e divertendosi si sbizzarrivano nell'irrisione feroce. Il 3 giugno, alla ripresa dei combattimenti, contro i francesi che attaccano si leverà il canto della Marsigliese, sottratto ai legittimi proprietari da chi si riteneva più degno interprete della tradizione rivoluzionaria. Il 28 giugno, con i francesi pronti a invadere, il cronista Roncalli annota: «La città si mantiene tranquilla. Ciascuno attende alle faccende sue. Il corso è animatissimo, le botteghe tutte aperte». Garibaldi invece, in una lettera, descrive così le sue truppe. Il morale dei nostri militi è stupendo. La guerra, le tempeste di palle, bombe, eccetera, sono per loro un gioco. Le monarchie confinanti rispondevano alla richiesta del Papa con un'invasione da tutti i lati del quadrante. Da nord le truppe austriache prendono Bologna, Ancona e l'Umbria. Da sud invece penetrano anche le truppe borboniche. Il triunvirato decise di inviare i reparti di Garibaldi e di Manara a sud, forse perché i borbonici erano militarmente più gestibili. Infatti li incontrarono e li sconfissero a Palestrina. Il governo francese decise di inviare una missione diplomatica a trattare con i rivoluzionari. Per questo incarico fu scelto un uomo di grande cultura, il diplomatico Ferdinand de Lesseps. Un uomo davvero notevole che, nonostante le bassezze a cui andrà incontro, come vedremo tra poco, diventerà uno dei grandi innovatori del secolo. Divenne famoso successivamente per la realizzazione del canale di Suez, quindi un'impresa colossale. Tornando a noi, Lesseps arrivò a Roma per la metà di maggio. Quando si presentò ai romani, venne naturale associarlo all'immagine della Francia progressista, la Francia delle libertà popolari, ma come vedremo fra poco, era un'immagine del tutto illusoria. Al governo c'era Napoleone III e fu lui ad inviare le truppe a Roma per restaurare il Papa. La cosa fece infuriare tutti i repubblicani francesi,
La rivoluzione romana era diventato un argomento caldo di pressione politica, utilizzato dall'opposizione. Per questo la missione diplomatica, disposta poi dopo a maggio, non aveva alcuna possibilità di riuscita perché era stata concepita solo per prendere tempo, riorganizzarsi militarmente e magari creare anche un espediente per giustificarsi meglio con l'opinione pubblica internazionale. Ferdinand de Lesseps, che di tutte queste macchinazioni non ne sapeva nulla, pensava davvero di dover gestire una negoziazione in nome del suo paese, con i leader della Repubblica Romana. A fine maggio, dopo un paio di settimane dedicate ad accordarsi con la missione di Lesse, si raggiunge un accordo e l'Assemblea ratifica l'accordo. E consisteva in questo: i territori conquistati dall'Austria erano dati per persi, quindi Bologna, quelli che abbiamo sentito prima, ma si ottenne il mantenimento dello Stato repubblicano del resto dei territori. Un risultato molto positivo per i romani, che certamente avrà insospettito qualcuno. Dopo circa 2 settimane, Lesse lasciò Roma con un ricordo di Mazzini molto diverso dall'idea che aveva di lui prima di incontrarlo. Non dimentichiamo che Mazzini nel 49 era conosciuto attraverso la stampa europea come pericoloso agitatore di folle e su di lui pendevano numerose condanne. Questo è quello che dichiarò qualche mese dopo. Oggi di che egli è caduto dal potere e che senza dubbio cerca un rifugio in un paese straniero, debbo rendere omaggio alla nobiltà dei suoi sentimenti, alla convinzione dei suoi principi, alla sua alta capacità, alla sua integrità, al suo coraggio. A Parigi l'accordo che Lesse aveva raggiunto con i repubblicani non fu ratificato, ovviamente. Non solo, ma Lesse venne deferito al Consiglio di Stato. Dovette dar conto del suo operato. Poco tempo dopo fu estromesso da ulteriori incarichi. A questo punto tutti capirono che i francesi si riempivano la bocca continuamente con grandi principi progressisti, ma nella pratica politica agivano come tutte le altre potenze reazionarie. Era il tratto distintivo di quella Francia. Per un periodo il trucchetto funzionò perché negli ultimi decenni proprio dalla Francia partirono le scosse sociali più forti nella società europea. Dopo queste vicende però la Francia perse questa credibilità tra i progressisti europei, Mazzini compreso. I primi di giugno finisce la tregua, tra giochi diplomatici e grandi speranze. I combattimenti riprendono con un'altra bassezza dei francesi, di quei francesi. Fu per attuare con maggiori probabilità di successo il suo piano d'attacco che Oudinot, il comandante del contingente francese, anticipò l'inizio delle ostilità la notte tra il 2 e il 3 giugno. I romani gridarono al tradimento e alla violazione della parola data. Il generale francese rispose che si era impegnato ad attaccare la piazza a partire dal 4 giugno, ma non i luoghi esterni ad essa, intendendo per piazza la città entro le mura. Fatto sta che, fidandosi di tale impegno, da parte dei difensori non fu predisposto nessun serio dispositivo di allarme. Si tennero gli uomini accampati in città e ci si limitò a piazzare a difesa di Villa Panfili i 400 bersaglieri del battaglione Pietramellara, i quali, colti di sorpresa, non poterono che arrendersi e assistere impotenti all'occupazione di Villa Corsini. Di qui partirono i contrattacchi che Garibaldi lanciò a più riprese nel tentativo, alla fine rivelatosi vano, di togliere ai francesi la villa. E si andò avanti tutta la giornata, con la villa presa, perduta, ripresa e perduta ancora, per ben 3 volte, e con gli uomini, in prevalenza giovani, che con i cavalli lanciati in una carica furibonda per la grande scalinata della villa bruciavano in pochi minuti le loro esistenze, quasi che bastasse un lavacro di sangue per cancellare secoli di umiliazione collettiva. Tra i primi a cadere ci fu Francesco D'Averio. Subito dopo, probabilmente nella mattinata, fu il tenente Goffredo Mameli a essere raggiunto da un proiettile alla tibia sinistra, e non è escluso che si trattasse di fuoco amico. Poi fu ferito Angelo Masina, comandante dei lancieri, e dopo essersi fatto curare volle tornare a combattere fino a quando non fu abbattuto. Quindi restò ferito il genovese Nino Bixio, e poi con l'arrivo dei bersaglieri di Luciano Manara toccò al 22enne Enrico Dandolo cadere sotto la gragnuola di colpi con cui gli uomini di Oudinot battevano lo spazio antistante Villa Corsini. Emilio Morosini, che gli stava accanto,
e lo soccorse dopo che una pallottola di Stutzen lo aveva colpito sul lato destro del petto uscendo dalla schiena. Avrebbe poi raccontato che erano andati avanti sotto il fuoco senza tirare un colpo. Se fosse bastata l'audacia a far conseguire la vittoria, quella sera i romani avrebbero acceso le luminarie come avevano fatto il 30 aprile. Come sempre, Garibaldi era il primo ad esporsi, convinto che il suo esempio avrebbe dato slancio anche ai più timorosi. E fu lui in persona a guidare una seconda carica, e una seconda volta, dopo avercela fatta, i suoi furono ricacciati indietro con altre gravissime perdite. Agì su tutti un misto di rabbia e patriottismo. «Vorrei», scriverà una settimana dopo Manara, ad uno potervi raccontare i fatti memorabili di quella giornata, in cui i giovinetti già con due o tre ferite nel corpo vollero combattere ancora e morire gridando «Viva la Repubblica!» Altri vedere rassegnati cadere il fratello, l'amico, e spingersi ancor più arditi contro il fuoco nemico. Caddero in tanti, anche molti ufficiali, artisti e leader rivoluzionari. Si descrive uno degli episodi della storia nazionale tra i più estremi, proprio in termini di sacrificio personale. La presenza di tante personalità trainanti e il senso di rivalsa e di onore personale probabilmente generarono tra quei giovani una situazione unica. Qualcuno giudicò il sangue sparso quel giorno del tutto sprecato. In realtà furono proprio i tanti caduti tra le file dei garibaldini a rimuovere definitivamente le aspirazioni nazionali dal terreno dell'utopia e a rafforzare in tutti gli italiani, nessuno escluso, la coscienza di un diritto tante volte negato. Gli italiani dovevano convivere con l'accusa di aver accettato per troppo tempo il dominio straniero, un'accusa ulcerante alla quale i giovani di quella generazione si sentiva in dovere di rispondere con i fatti, anche di fronte ad un nemico militarmente superiore. Com'è stata quasi sempre la realtà degli eserciti italiani, d'altronde? Se avete presente, ducati, staterelli, in perenne contrasto tra loro e difesi da piccoli eserciti che dovevano affrontare l'invasione della potenza europea di turno. Non era facile cambiare le cose. Nel furore dello scontro, quando i fucili non servivano più a nulla, si finiva il più delle volte per affrontarsi corpo a corpo, perché questo era il tipo di combattimento preferito da Garibaldi, che lo chiamava ferro freddo e lo considerava decisivo per l'esito delle battaglie. Naturalmente, per chiunque vi si impegnasse, era difficile uscirne vivo. Fu così che il bilancio delle vittime del 3 giugno s'appesantì paurosamente per la perdita di tanti volontari sconosciuti, come mai era avvenuto in una battaglia risorgimentale e in così breve spazio di tempo e di terra. Nei ricordi di chi visse l'epopea romana, il 3 giugno lasciò una traccia indelebile. In quelle giornate si contarono 19 ufficiali uccisi, 32 feriti e circa 500 soldati tra morti e feriti. Un'altra cifra significativa, i 7.000 romani che combattevano nelle milizie repubblicane. Nel frattempo l'esecutivo lavorava febbrilmente per recuperare il tempo perduto con i negoziati di Lesseps. Per sfuggire ai bombardamenti, una parte dei trasteverini stava lasciando il quartiere, che era sempre più spesso bersagliato dall'artiglieria francese. E per evitare che il quartiere si svuotasse completamente, il governo riassegnò ai popolani
palazzi e ville nobiliari di aristocratici e cardinali che erano fuggiti allo scoppio della rivoluzione. Un espediente originale che fece nascere tanti episodi comici di popolani che si atteggiavano a grandame. Un bersaglio perfetto per la satira romanesca. Con la presa del Gianicolo, i francesi si avvicinavano inesorabilmente alla città. Gradualmente, un po' tutti si stavano rassegnando alla sconfitta. Si doveva iniziare a fare i conti con il ritorno dell'ancien regime ecclesiastico, dopo una stagione nella quale le persone avevano iniziato a capire cosa fosse la libertà. L'unico che continuava a far piani di contrattacco e difesa era Giuseppe Garibaldi. Per lui tutto era ancora possibile. Nella notte tra il 10 e l'11 giugno venne tentata un'imboscata notturna contro le truppe francesi. In quell'episodio Garibaldi comandava 8.000 uomini, in quella che poi passò alla storia come la notte dell'incamiciata, proprio perché i partecipanti indossavano lunghe camicie bianche per riconoscersi nel buio e non spararsi addosso. Tuttavia un incidente durante le primissime fasi dell'azione costrinsero Garibaldi ad abortirla. La ripresa delle ostilità segnò l'inizio della fine. Leggiamo a pagina 168. Di fronte al massiccio spiegamento di forze e mezzi bellici attuato dagli assedianti, il triumvirato era pressoché impotente. Lo era dal punto di vista militare, perché la difesa era ormai diventata una guerra di resistenza, combattuta con tutto il valore possibile, con qualche sporadico contrattacco e anche sapendo di avere dalla propria parte la popolazione, ma con risultati sempre più modesti. Ma lo era anche dal punto di vista politico, perché la volontà di non cedere alla violenza doveva fronteggiare le crepe che cominciavano a vedersi nel muro della compattezza repubblicana. Era difficile continuare a crederci. È di questi giorni la nota frase con la quale Mazzini stigmatizzava l'aggressione francese con queste parole esatte. Ci sono sconfitte che onorano e vittorie che sporcano. Il clima comunque era cambiato. Ci si avvicina rapidamente alla capitolazione. Mazzini era invecchiato di 20 anni in pochi giorni. Non era solo lo spirito pubblico a tenerlo sveglio. C'erano soprattutto, e sempre più vistosi, i conflitti tra i comandi militari, l'irrequietezza di certi settori dell'assemblea, una pesantissima situazione finanziaria, gli scetticismi aleggianti sui rioni cittadini, dove non c'era solo da pensare a come difendersi dalle bombe dei francesi, ma bisognava fare i conti con la rarefazione dei generi alimentari e il conseguente rincaro di quelli ancora disponibili sul mercato. Roma si apprestava a cadere, e lo faceva con dignità, da quella città maestosa che era, e quasi che fosse consapevole che 4 o 5 mesi di Repubblica non erano stati solo un fatto interno e nemmeno avevano riguardato la sola Italia, ma erano stati vissuti dall'opinione pubblica dei paesi più lontani come un passaggio epocale di enorme importanza, che avrebbe dato i suoi frutti anche a distanza di anni. Uno dei personaggi più notevoli di questo Dream Team che animava la Repubblica Romana era Enrico Cernuschi, 28enne milanese, già leader e veterano delle 5 giornate di Milano l'anno precedente. Invitato al quartier generale francese da un commerciante italo-francese che, in uno slancio di pietismo, si improvvisò diplomatico e organizzò questo tentativo, un po' campato in aria, di negoziato per evitare ulteriori spargimenti di sangue. E questa è la scena. Quando arriva al campo francese e avvia con Sala una conversazione informale, intanto Oudinot dorme, capisce immediatamente che quello che gli si propone è una sorta di untuosa messa in scena volta a salvare la faccia a entrambi i contendenti. Nella sua replica l'indignazione si mescola al disprezzo. «Io risposi che a Roma si fanno le tragedie, non si fanno delle commedie, e che noi eravamo disposti a fare tutto quello che abbiamo giurato di fare, e che se non possiamo salvare l'Italia, vogliamo salvare la memoria d'Italia. L'Italia non finisce con un vaudeville». Parole, le sue, che suonavano come un De Profundis, ma in cui c'era tutta la maturità di una rivoluzione, tutto il senso di quanto era avvenuto nei 3 mesi precedenti, dei tanti caduti, dei sacrifici compiuti dalla popolazione, dell'esempio offerto all'intero paese. Conosceremo ancora meglio quest'uomo nella puntata dedicata alle 5 giornate di Milano. Il 30 giugno, nonostante la disparità di forze, i combattimenti non si placano.
risolvendosi spesso in un furioso corpo a corpo combattuto da ambo le parti con una tale ferocia che alla fine della giornata gli ospedali romani rigurgitavano di feriti e i cadaveri non si contavano più. Si usò di tutto: fucili, pistole, baionette, pugnali, perfino i sassi, e si andò avanti per 8-9 ore, lottando in mezzo al fango. La vera giustificazione di tanto spargimento di sangue stava nell'esperienza di guerra che garibaldini, legionari, studenti, semplici cittadini venivano accumulando. Un'esperienza che poi tornò utile negli anni successivi. Ancora una volta ad animare la resistenza fu un Garibaldi totalmente entrato in una dimensione quasi mistica della guerra. Questo popolo è degno della passata grandezza. Qui si vive, si muore, si sopportano le amputazioni al grido di «Viva la Repubblica!». Il 30 giugno lo si vide correre da un punto all'altro incitando i combattenti e agitando la sua sciabola, miracolosamente illeso in mezzo ai corpi dei caduti. Quelle su Garibaldi sono testimonianze che si ripetono per decenni e dalle fonti più disparate. E in questi giorni cadde anche Andrea Aguiar, il fedelissimo guardaspalle di Garibaldi, che lo aveva seguito da Sud America. Nella Repubblica Romana combatté anche il pittore Gerolamo Induno. Combatté seriamente e venne salvato per miracolo da ferite molto gravi. Infatti fu baionettato mentre difendeva il Casino Barberini nelle file della Legione Medici. Se il nome di questo pittore può non essere noto a tutti, se cercate sul web vi renderete conto che i suoi quadri sono al centro dell'iconografia risorgimentale. Nella Repubblica Romana perse la vita anche Luciano Manara, un altro milanese XXL, ufficiale sabaudo, veterano delle Cinque Giornate e amico di Carlo Cattaneo. Nella puntata dedicata lo vedremo capeggiare l'operazione che portò alla conquista di Porta Tosa. Il libro racconta le sue peripezie nelle ultime fasi della difesa della Repubblica. Però a differenza di Garibaldi, Manara intuiva che quelli sarebbero stati i suoi ultimi giorni. Leggiamo uno dei brani contenuti nel saggio, tratto da una lettera ad un amico. Roma sostiene un attacco di 26 giorni. Il genio e i cannoni fanno le brecce, ma il nemico, dopo, trova i petti dei bravi. 30.000 francesi hanno aperto 6 brecce. Da 9 giorni occupano un bastione. Si sono sotterrati come sorci nei fossati. Non osano mostrarsi. Quando assalgono sono respinti e fuggono. Vinceranno, perché materialmente 40 grossi pezzi livellati sopra un punto demoliscono e distruggono. Ma ogni maceria sarà difesa. Ogni rovina che copre i cadaveri dei nostri è salita da altri che muoiono piuttosto che cederla. Roma in questo momento è grande, grande come le sue memorie, come i monumenti che la ornano e che il barbaro sta bombardando. Tra i tanti caduti in combattimento per difendere Roma troviamo anche Goffredo Mameli, cui testi conosciamo fin troppo bene. Il 30 giugno Roma si arrende alla superiorità militare dei francesi. L'assemblea costituente riuscì a terminare il suo lavoro appena in tempo. La Costituzione della Repubblica Romana, unanimemente considerata una delle più democratiche tra tutte quelle prodotte dalla breve stagione rivoluzionaria in Europa, fu votata e approvata dall'Assemblea Costituente il 1 luglio 1849, un giorno dopo la capitolazione della città. Non essendo destinata a essere mai operativa, si può dire che nascesse postuma, rivolta più alle generazioni successive che ai contemporanei. Come abbiamo visto in quei pochi mesi del 1849, a Roma si sono unite le personalità rivoluzionarie tra le più importanti del secolo. Ma non combatterono soli. A seguirli, questa volta, troviamo tante persone comuni, volontari che attaccavano truppe regolari ben armate. Anche se finiva quell'esperienza unica di modernità, di eroismo,
il cammino del nostro paese verso l'indipendenza era appena iniziato. Mentre i francesi entravano in città da sud-ovest, Garibaldi lasciava Roma da nord-est, in direzione Venezia, per continuare a combattere contro gli austriaci. Dietro di lui marciavano migliaia di persone. Ma prima di iniziare quella che sarebbe stata un'altra impresa durissima, si fermò e disse: io non offro né paga, né quartiere, né provvigioni. Offro fame, sete, marce forzate, battaglie e morte. Chi ha il nome d'Italia non sulle labbra soltanto, ma nel cuore, mi segua.